Entriamo in questo bellissimo ristorante di Brașov, dove incontreremo il presidente del Club Napoli Brașov in Romania. Ecco qua il signor Massimo, il presidente del club. Adesso però salutiamo il proprietario di questo bellissimo ristorante, dove si mangia abbastanza bene, dove io lo consiglio a tutti gli italiani che vengono in questa bellissima città. Adesso passiamo subito al signor Massimo. Massimo, la domanda è questa. Che lei prima parlavamo del Trasarri, Ancelotti, qual è il suo parere, come trova il Napoli? No, il Napoli è interessante anche con l'evento di Ancelotti, lo vedo molto messo bene in campo, non ci ha fatto rimpiangere Sarri. Lei pensa che il Napoli ha bisogno di una punta oppure i tre nanetti vanno... No, i tre nanetti vanno benissimo, adesso una punta io direi non è il caso di comprare una punta, perché anche sul mercato non credo che ce ne sono, e nel caso... sono abbastanza, oppure qualcuno che può essere interessato per il Napoli. E nel caso volessimo... Approfittiamo ancora, oppure vediamo ancora l'evento di Milik, magari si può sbloccare, diamogli ancora... Gonzalo Milik. Diamogli ancora la possibilità, che è questione di... si deve sbloccare, perché la classe c'è, non si può discutere la classe di... Ecco che arriva un famoso piatto qui. E il signor Nicola, lei è d'accordo con il presidente? Certo, io credo che il presidente attuale, il signore della Orendis, è uno dei migliori presidenti nella storia del calcio italiano. È un grande imprenditore e fa ogni cosa che fa lo fa con la testa, pensando al futuro del Napoli. Dobbiamo ringraziare questo presidente perché ha preso il Napoli in un momento fallimentare e l'ha portato ai vertici del calcio mondiale. La ringrazio. La ringraziamo anche noi. La saluto. E ci vediamo allo stadio prossimamente. Ci vediamo prossimamente. Se passa da Brașov, lo invitiamo al ristorante La Mam Brașov. Perfetto. Arrivederci e grazie. Saluti anche da tutti i club Napoli di Brașov, che ne sono numerosissimi. Grazie, buona giornata.